Un libro bellissimo con foto antiche che raccontano la storia di Bollengo. Perché questa pubblicazione e quanto tempo, quanto impegno c'è dietro a questa edizione? Beh, intanto grazie per averlo definito bellissimo, spero sia così e piaccia soprattutto ai bollenghini. C'è molto lavoro dietro, è un lavoro che è incominciato piano piano, rilento, una quindicina d'anni fa e che poi ha avuto un'accelerazione negli ultimi 2 anni, quando nel 2011 il Comune ha deciso di pubblicare questa raccolta di immagini e di documenti in un qualche modo per festeggiare i 150 anni dell'Unità Nazionale. Poi il lavoro si è protratto perché il materiale era molto, se ne aggiungeva sempre di nuovo e quindi siamo arrivati ad oggi. Io spero che il libro raggiunga il suo obiettivo, quello di raccontare, o perlomeno il tentativo di raccontare, la storia del paese degli ultimi 100-150 anni attraverso le immagini. Quelle immagini che sarebbero rimaste nel cassetto come frammenti di storia, che andavano con il rischio di andare persa per sempre e che noi invece in qualche modo abbiamo riportato, all'attenzione di tutti. E queste immagini che non hanno la pretesa di raccontare diciamo una storia scientifica rigorosa del paese, ma di regalarci delle emozioni e delle sensazioni, devo dire che a me emozionano molto. Dei frammenti di anima li hai chiamati. Sì, ho sentito una frase di qualcuno che ha detto che la memoria è un po' l'ombra dell'anima. E allora mi piace pensare che queste immagini riportino un po' anche qualcosa dell'anima dei suoi protagonisti, di quelli che erano i nostri nonni, bisnonni, che hanno costruito la storia di questo paese e che oggi ci riparlano attraverso i loro volti, il loro modo di vestire, le immagini, il modo di fare festa. C'è un po' di tutto nel libro e c'è il tentativo di raccontare non soltanto l'evoluzione del paesaggio, che peraltro è cambiato poi poco nell'arco di oltre un secolo, ma raccontare anche l'evoluzione dei costumi. Il modo di vivere, la semplicità, viene fuori l'atmosfera di certe feste, viene fuori l'atmosfera di certi incontri e quindi direi cogliamo un po' quello che è stato il modo di vivere di quegli anni. Uno sguardo al passato con i piedi nel presente, ma con, diciamo, un'iniezione verso il futuro, Sì, l'ottimismo. certamente. Il libro non vuole essere soltanto un modo di guardare la storia con la testa rivolta all'indietro. C'è certamente anche un tocco di nostalgia, ma d'altra parte la volontà di guardare avanti, di guardare quella che è l'evoluzione del paese. Ho visto una bella frase che mi sembra ritagliata apposta per questo libro: la memoria che batte nel cuore del futuro. E noi guardiamo il futuro, un futuro in grande cambiamento. Certamente i cognomi che troviamo in questo libro sono ancora presenti oggi a Bollengo, ma assieme a questi ce ne sono tanti altri che arrivano da tutte le regioni italiane e ce ne sono altri che arrivano da altre parti del mondo. Quindi in questa direzione che dobbiamo guardare e credo che lasceremo a chi sfoglierà questo libro fra 50, 60 anni, lo troverà magari nel cassetto di qualche suo nonno, anche un po' di memoria di dove arriva, di chi ha dato un contributo per arrivare fin qui. E con la consapevolezza per noi oggi che siamo qui a Bollengo, che non ci siamo solo noi in questo paese, non ci siamo stati solo noi, che prima di noi ci sono stati tanti altri che ci hanno portati fino al giorno d'oggi.